facciamo parlare lo scrittore. Lo scrittore Fabrizio Carollo. Ciao a tutti. Adesso allora, sono veramente io... tutti azzi tuoi. No, ma silenzio di tomba. Sono contento perché dovevo ricordare Pettegolezzi e poi per fortuna se l'ha ricordato. Quindi... Cioè, eri il suo suggeritore. Esatto, era il mio gobbo. Ero il gobbo, sì. Esmeralda. No, secondo me l'apparenza inganna solamente se stessi alla fine, perché è un muro fragilissimo. Io penso che comunque l'apparenza inganni poco chi non si voglia lasciare ingannare e inganna soprattutto se stessi, anche perché è difficile mantenere un'apparenza, può costare molto e comunque si rischia di rimanere invischiato in un personaggio in cui non si è. Personalmente l'apparenza inganna serve molto in quello che scrivo, perché tutti i racconti sono pieni di apparenza inganna, quindi a me fa comodo, ma... Sì. L'apparenza è anche un'autodifesa delle volte. Però sì. I suoi racconti non fanno dormire. No, uno che scrive di mostri. L'apparenza di sonno. Esatto. No, dicevi, scusa. Sì. Che... Aspetta, adesso mi sono perso. L'apparenza Cioè, ma voi dite quant'è? No, l'apparenza delle volte difesa. È una difesa personale. È una... Ma perché? No. Difesa contro quello cosa? Contro se stessi, perché? Anche jiu-jitsu? Jiu-jitsu? No. Ha ragione Silvio Cossetti, perché questo. Uno mette una maschera certe volte per difendersi. Torniamo al discorso di uno nessuno 100.000 se personaggi in cerca d'autore, insomma... Sì, ok, sì. Però... Ma difendersi, perché per esempio io ho visto ultimamente un film dove l'apparenza era il protagonista assoluto, l'ultimo film di Clint Eastwood, non so se qualcuno l'ha visto, sì. Su J. Edgar Hoover, che era il capo, il presidente della... dell'FBI, no? Del Federal Bureau of Investigation, che ha nascosto Federal Bureau of Investigation, che ha nascosto la sua natura per tutta una vita, essendo l'uomo più potente d'America. Lui, e lì ritorna il discorso del gossip, lui aveva il potere attraverso tutta la rete di intercettazioni, di gossip di tutti gli uomini potenti americani. Lui ha passato 8 presidenti, di cui aveva tutta la vita privata nelle proprie mani, e lui era uno che nascondeva la propria omosessualità, un uomo e allo stesso tempo potentissimo, quindi in quel caso l'apparenza governa. Non so se vi è piaciuta questa. Bella. Allora, vai, prima di passare la parola